In questo video vorrei presentarvi un'applicazione che Adobe ha sviluppato per tablet, che permette ai grafici e ai designer di creare dei bozzetti e delle illustrazioni usando proprio il loro dispositivo mobile, in maniera veramente molto semplice e nel contempo anche molto potente. La prima premessa che ci tengo a fare è che questo applicativo è completamente gratuito, quindi lo potete scaricare direttamente sul vostro tablet accedendo agli store relativi alla piattaforma che utilizzate, come per esempio l'App Store di Apple piuttosto che non da Google Play di Google stessa. Vediamo quindi di fare un po' la nostra conoscenza con Adobe Diaz e di vedere poi come quest'ultimo si integra perfettamente con Creative Cloud. Allora, innanzitutto ecco qua quindi in questo caso il mio tablet che utilizzerò in questo momento. Si tratta quindi di un iPad. Vado a cercare quindi la cartellina che contiene le mie touch up, quindi le applicazioni touch di Adobe, e selezionerò proprio Adobe Ideas. Eccolo qua. Innanzitutto quindi lancio l'applicazione e la prima cosa che posso innanzitutto vedere è tutta una serie di documenti che io potrei avere in questo momento già registrati sulla mia cloud, quindi sullo storage online di Creative Cloud. Per il momento questo non mi interessa, facciamo un nuovo documento e accediamo direttamente proprio all'interfaccia di Ideas. Come vedete è un'interfaccia estremamente semplice, costituita da una barra verticale con cui accedo agli strumenti principali di disegno e poi al canvas, quindi alla superficie del mio documento dove io posso cominciare a disegnare. L'utilizzo del solo dito o magari di una penna capacitiva mi permette di accedere per esempio ai vari strumenti pittorici che Adobe Diaz mi mette a disposizione. Ce ne sono diversi, come vedete. Stiamo parlando per esempio di matite, penne, acquarelli piuttosto che pennelli e altro, come pure la gomma, piuttosto che la maniera di spostare il mio foglio, eccetera, eccetera. Ma li conosceremo adesso. Pian pianino, diciamo che mi voglio azzardare, diciamo, sul momento a fare una piccola illustrazione. Supponiamo che voglia abbozzare, diciamo, il disegno di una figura umana, magari di un supereroe perché sto disegnando dei fumetti. Bene, come posso cominciare? Innanzitutto, la bellezza di Adobe Diaz, esattamente come Photoshop, mi permette di utilizzare i livelli. Quindi io posso, per esempio, abbozzare le proporzioni del mio personaggio utilizzando un livello e poi rifinirlo, diciamo, nei suoi contorni, utilizzando altri strumenti pittorici, creando un livello successivo. Per il momento rimaniamo così. Vado a selezionare lo strumento opportuno, in questo caso sceglierò una matita, di cui come vedete possiamo scegliere la dimensione che vogliamo, come pure l'eventuale fattore di opacità dello strumento stesso, come pure naturalmente anche il colore. Non siamo naturalmente limitati alla tabella colori che vedete qua, ma possiamo naturalmente creare qualsivoglia tipo di colore. In questo caso quindi mi limiterò al colore nero. Bene, utilizziamo quindi la matita in questa maniera e comincio insieme a voi, proprio in maniera molto abbozzata, a disegnare quelle che saranno le proporzioni del mio personaggio. Quindi supponiamo che questo quindi debba essere la testa, il collo, quindi supponiamo che questo sia il busto. Vedete, sto utilizzando la mia penna capacitiva per disegnare direttamente sulla superficie del mio tablet. Questo sarà quindi per esempio il braccio. Procediamo con il busto, supponiamo che magari il nostro supereroe tenda anche un braccio verso l'alto, come se stesse magari volando, più o meno in questa maniera. Non mi preoccupo in questo momento di essere preciso, perché quello che sto facendo è semplicemente, lo ripeto, creare quelle che ipotizzo debbano essere più o meno le proporzioni del mio personaggio. Essere, diciamo, preciso e accurato non mi interessa in questo momento. Andiamo pure avanti. La cosa bella è che col tocco delle dita posso naturalmente ingrandire o ridurre, col tocco di due dita spostarmi dinamicamente il mio foglio per inquadrare meglio, diciamo, il mio soggetto. E potete anche notare che nonostante io stia ingrandendo in maniera pressoché infinita, il tratto rimane sempre perfettamente definito, perché Adobe Diaz in realtà quello che sta facendo è creare comunque dei vettori. Amo quindi di quello che fa tipicamente Illustrator. Andiamo avanti nel creare quindi le proporzioni del nostro supereroe. Supponiamo che poi sia fatto un po' in questa maniera, poi qui ci sarà il bacino, okay, supponiamo che un po' come se quasi stesse volando, quindi devo fare magari le gambe un po' più in prospettiva, più o meno così, e poi qua facciamo il nostro ginocchio, un bel polpaccio. E continuiamo ad andare così, eccolo
e questo supponiamo che poi debba essere il piede. Supponiamo che invece la postura della seconda gamba sia magari piegata, diciamo, e fatta più o meno un po' in questa maniera. Andiamo in un po' di movimento, diciamo, al nostro supereroe. Ops, ho tirato una linea per sbaglio, no problem. Posso schiacciare il pulsante di redo, quindi posso tornare indietro di tutti i passi che voglio, come pure ritornare sui miei passi a mio piacimento. Quindi non mi devo assolutamente preoccupare di fare sbagli, di fare errori di qualsiasi genere o che altro. Ok, diciamo più o meno che può essere una cosa come questa. Bene, fatto questo, creiamo adesso un nuovo livello, che sarà il livello in cui io, diciamo, dovrò disegnare un po' diciamo, la caratterizzazione e i lineamenti, diciamo, di questo personaggio in maniera più definita. Faccio quindi un nuovo livello, anch'esso completamente nero, e dico che invece il livello precedente, quello dove io ho adesso abbozzato le proporzioni del mio personaggio, io posso, e questa è una cosa fantastica, definire il fattore di opacità. Quindi, esattamente come in Photoshop, gli dirò che quindi il livello, diciamo, su cui che io prenderò come riferimento sia semi-trasparente, in maniera tale che risalterà molto di più quello che io adesso andrò a fare sul nuovo livello che ho creato adesso, sul quale andrò a utilizzare uno strumento diverso, che è in assoluto il mio strumento preferito. È, diciamo, una sorta di pennello, ma veramente calligrafico e morbidissimo, che mi permette di disegnare con una precisione decisamente maggiore rispetto a quella che invece ho fatto utilizzando la matita. In questo caso, guardate, diciamo, la morbidezza del tratto che io vado a disegnare, e vi assicuro che non è che sono io, diciamo, il giotto della situazione, ma davvero questo strumento mi aiuta a disegnare con una morbidezza e comunque con una precisione veramente notevolissime. Andiamo quindi a proseguire adesso a disegnare, diciamo, un po' il nostro soggetto con una precisione decisamente maggiore. Disegniamo le spalle, adesso facciamo anche qui una spalla decisamente muscolosa, cioè stiamo disegnando un supereroe, quindi direi che i muscoli dovranno abbondare senz'altro. Voilà. Andiamo avanti verso il basso, disegniamo adesso l'avambraccio. Anche qui un avambraccio ben definito, e guardate, diciamo, è quasi più difficile da descriversi che non a vedersi. In effetti, iDias vi permette con questo strumento di disegnare con una morbidezza davvero straordinaria, pur, ripeto, utilizzando in questo caso una penna capacitiva su un iPad che non ha, diciamo, la precisione magari di una matita appuntita, e quindi sopperisce proprio con questa tecnologia, permettendomi di disegnare con veramente una grandissima precisione e linearità. E soprattutto rendetevi conto che io qui posso andare avanti, diciamo, a disegnare, ingrandendo fino, diciamo, agli estremi, in maniera tale da poter avere, diciamo, accuratezza nel disegno in maniera veramente pressoché infinita, per cui con grande, grande precisione. Andiamo avanti, ecco, perdonerete magari appunto l'approssimazione di quello che sto facendo, ma ripeto che è semplicemente, diciamo, un esempio di come iDias vi permette proprio di disegnare con un'efficienza veramente, veramente notevole. Pensiamo veramente, mi stupisce sotto questo punto di vista. Stiamo parlando comunque di un prodotto gratuito, quindi che Adobe mette a disposizione di chiunque abbia proprio voglia, diciamo, di utilizzare il proprio tablet ai fini, diciamo, prettamente creativi. Bene, andiamo avanti perché vorrei proprio finire, diciamo, il mio bozzetto. Facciamo veramente una cosa, anche qui ripeto, abbastanza approssimata, ma guardate proprio, seppur, diciamo, stia facendo in questo momento veramente, diciamo, un lavoro di disegno spontaneo, diciamo, immediato. Questa non è, diciamo, una registrazione, ma sto facendo questa cosa proprio sotto i vostri occhi, riesco comunque, diciamo, a disegnare, diciamo, con una fluidità che magari altrimenti non mi sarebbe consentita, utilizzando anche strumenti ben più sofisticati di quanto non sia Adobe Ideas. Ok, facciamo una cosa di questo genere. Abbiamo quasi finito. Facciamo quindi il nostro piede, facciamo finta, non stiamo adesso a disegnare magari il costume, ma magari lo faremo in un secondo tempo, una specie di, ops, una specie di Iron Man, se vogliamo.
Ok, più o meno una cosa di questo genere. Ecco, la bellezza, diciamo, di Ideas è che guardate come in 448 ho comunque potuto disegnare qualcosa di interessante. E come vi dicevo, essendo, diciamo, posto su livelli, io posso in qualsiasi istante spegnere e accendere quindi i miei livelli, oppure banalmente ne posso creare di successivi, riposizionarli, diciamo, in altezza uno rispetto all'altro. Per esempio, permettermi, adesso farò una cosa veramente senza andare, diciamo, troppo avanti, posso per esempio andare a riempire di colore il mio soggetto, diciamo, confidente del fatto che io sto disegnando in questo momento su un livello che è sottostante a quello del tratto, quindi per esempio la mia pittura non è coprente rispetto al tratto che io ho appena creato e quindi potrei andare quindi a pitturare, diciamo, e a disegnare e a riempire di colore tranquillamente il mio supereroe, diciamo, senza aver paura di andare magari appunto a coprire il tratto che lo definisce e che è ovviamente un tratto tipico, diciamo, di un fumetto. Ok, terminiamo semplicemente così. Non soltanto Adobe Ideas è un semplice applicativo gratuito, ma come vi dicevo, si integra perfettamente con Creative Cloud. Quindi l'abbonato di Creative Cloud beneficia dall'utilizzo di Adobe Ideas. Perché? Perché nel momento in cui io utilizzo Adobe Ideas, posso connettermi con Adobe Ideas con il mio account di Creative Cloud. Questo fa sì, per esempio, che se adesso io registrerò questo documento, come lo chiameremo, bozzetto, per esempio. Ok, semplicemente così. Bene, osservate, diciamo, cosa succederà sul mio desktop. Ve lo faccio vedere. Questa che adesso io vi mostro è la cartella mia locale sul mio computer di Creative Cloud, dove io ho tutti i miei file, come vedete. Nel momento in cui io adesso andrò a registrare quindi il mio bozzetto, vedete che il mio bozzetto verrà registrato sul mio account di Creative Cloud in maniera del tutto automatica. Che cosa implica questo? Che nel momento in cui il bozzetto viene registrato, si sincronizzerà automaticamente con il mio account di Creative Cloud ed eccolo infatti qua comparso. È comparsa, come vedete, anche una notifica che mi dice: ehi, guarda che il tuo bozzetto è stato aggiunto, diciamo, sincronizzato all'interno del tuo computer. Implica il fatto, e questo è fantastico veramente, che io ora posso aprire questo file utilizzando il mio computer desktop su cui il documento si è sincronizzato e andarlo a finalizzare con uno strumento desktop come Illustrator. Io faccio un semplice doppio clic e il bozzetto di Adobe Ideas, ecco che si apre in Illustrator. È quello che ho fatto esattamente insieme a voi proprio in questo istante. E come vedete è un disegno vettoriale che io posso andare quindi a modificare con tutti gli strumenti tipici di Illustrator per andarlo poi quindi a finalizzare. Questo ritengo sia veramente un esempio di quanto incredibile e produttivo e straordinario sia Creative Cloud unitamente all'utilizzo di strumenti come Adobe Ideas che lavorano sui vostri tablet.